siamo all'Ottagono, abbiamo parlato di internet ed economia, in particolare delle nuove possibilità del marketing. Qual è lo scenario che in parte abbiamo evidenziato durante l'incontro? Allora, stiamo vedendo che da giugno in poi, come ben sapete, siamo in un periodo di crisi più profonda sui consumi e questo ha due impatti sul marketing. Da un punto di vista del consumatore, che sarà sempre più sul web per cercare informazioni e confrontare prodotti, e le aziende che stanno facendo un giro di boa, che stanno spingendo verso nuovi mezzi, perché nella loro anche ignoranza pensano che costano meno. Le aziende stanno investendo nell'università e cosa offre l'università alle aziende? Allora, c'è sicuramente bisogno di formazione, non servono necessariamente nuovi ruoli da nomi altisonanti, ma serve quello che noi diciamo un reloading complessivo delle posizioni e delle competenze. Molte aziende ci chiedono nuovi profili giovani da inserire e stiamo facendo anche una fatica per poter stare al passo. Allo stesso tempo, diciamo, stiamo facendo diversi progetti formativi di breve o di media entità per venire in corso, diciamo, a queste esigenze. Aggiungo un'ultima battuta, un progetto codice internet, quindi portare internet alle persone. A livello universitario, l'università utilizza il web, come si sta muovendo l'università sul web, in particolare il Politecnico? Il Politecnico è 20 anni che utilizza il web, in particolar modo siamo stati i primi a creare la laurea online, di cui io sono stato anche docente per una serie di anni accademici. È stata un'esperienza molto bella, perché nonostante quello che uno pensa, si vive spontaneamente l'interazione con le persone attraverso forum, attraverso sessioni live. E magari la cosa bella era anche trovare le persone all'esame e poi vederle faccia a faccia dopo che per un semestre erano state persone con cui si interagiva in chat o per voce. Quindi esperienza assolutamente positiva che sta avendo assolutamente successo. Grazie Andrea. Ciao, a presto.